Continua l'avventura delle coppie di Temptation Island e giovedì 10 luglio è andata in onda la seconda puntata del reality che, ricordiamo, mette alla prova la solidità di 5 coppie dividendole e mettendo sia le donne che gli uomini in mezzo a single tentatori. Uno degli scopi del gioco è chiaramente quello di portare allo scoperto insicurezze e gelosie e sono sicuramente elementi che non mancano in questa seconda edizione del programma. Nel secondo episodio abbiamo infatti potuto vedere liti, lacrime e addirittura una censura per il livello un po' troppo hot di alcune scene. A rendersi protagonisti del momento bollente sono stati Andrea, fidanzato di Vittoria, e Chiara, ex GFina diventata ora la single tentatrice. Chiara e Andrea sono infatti usciti insieme, ma la redazione ha ad un certo punto oscurato le immagini parlando di abbracci molto affettuosi. Il video si interrompe improvvisamente anche quando viene mostrata la povera Vittoria che si ritrova l'immagine del fidanzato sdraiato sul divano addosso a Chiara senza poter sapere come sono poi proseguite le cose. «Ho visto troppo», ha esclamato dunque Vittoria, «non merito un ragazzo così, basta». Si complicano dunque le cose tra Vittoria e Andrea, che non sono però gli unici a soffrire della situazione creata dall'atmosfera di Temptation Island. La storia tra Sonia ed Emanuele, alla fine della seconda puntata, sembra infatti arrivata al capolinea, mentre Tara e Christian alternano scenate di gelosia a dichiarazioni spassionate di amore e fiducia. Infine, sembra ormai critica la situazione tra Giorgia e Manfredi, soprattutto per l'interesse che l'ex tronista mostra nei confronti del single Nicolò. Resisterà secondo voi?